Buonasera a tutti, dottor Coperchio. Oggi è sabato e poi andiamo in live e esploriamo il Giappone insieme con Google Maps e continuiamo a girare il Giappone e continuiamo a vedere Kamakura, in questa città storica importante che sta appunto sede di lo Shogun, Shogunato, e continuiamo a vedere questa città. Non capoluogo di prefettura, però molto città storica importante, ricca di luoghi interessanti da vedere, templi e altri posti. E continuiamo a vedere questa città. Allora, intanto abbiamo tutto, il chatbot. Intanto potete iscrivervi al canale, questa niente, basta cliccare sulla... Ah sì, qua, non trovo un altro chat, ok. Basta cliccare sulla campanella, entrate fuori del canale e facciamo crescere il canale, possiamo vedere. Iscritti, raccomandi, ok, mi raccomando il chat, come funziona. Mettete mi piace appunto se vi piace quello che faccio, se vi piace questa live, andate a vedere anche vai lì, se c'è qualcosa che vi interessa, mettete mi piace. Anche i commenti, se potete mettere qualche commento su dove vai il video. Anche adesso siamo in live, se potete iscrivervi, va benissimo. Come trattate, io ho il computer, la chat la vedo su un altro computer, quindi intanto butto l'occhio vedo la chat. Allora, questi sono i comandi, sono le buche social, quindi appunto se volete iscrivervi al canale, cosa niente, basta cliccate sul pulsante iscrizione. E se volete sostenere il canale invece potete fare più collaborazioni tramite Streamlabs o Coffee.com, dipendentemente uno dall'altro, sono due siti validi per fare piccole donazioni. Inoltre, se volete acquistare il mio book, trovate a 5 euro su Amazon. Invece di queste cose potete sostenere come facile. Quindi i social, quindi oltre qui al canale YouTube, dove trovate tutte le varie playlist, quando parliamo di market, trovate giapponese, c'è giapponese, altri giapponesi, faccio giapponese, trovate tutta la playlist con il corso di faccio giapponese. E trovate anche il video dove facciamo il sabato, qui giocavamo in giochi vita, cioè adesso facciamo queste escursioni del Giappone, ci siamo appunto in Giappone Google Maps, più altri video che ho fatto di 10 così si diceva c'è qua, questo video che ho fatto girando in bici, andate a vedere pochi storici, medievali, centri storici, posti interessanti per vedere qui la provincia e trovate tutto questo su canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove sempre gli avvisi, gli annunci, i link è quello che pubblico, faccio sulla pagina Facebook, sul gruppo Facebook, la pagina Instagram dove trovare foto, così se ne vai, tocco i video e a me, tocco anche il piacere con tutti, quindi se volete contattare in modo diretto, lo usare anche a me. E iniziamo subito, passiamo un po' in ritardo, come solito un'oretta poco più, quindi verso le 10 e mezza ci prendiamo. E allora, iniziamo, via. Apriamo il browser e vediamo, esplorare, continuiamo a esplorare Kamakura, città. Questa città storica, pure ricca di monumenti, di luoghi interessanti. Interessanti da vedere. Allora, un attimo che si apre il browser. Adesso andiamo su Kamakura, vediamo cosa c'è da vedere. Dopo naturalmente metto tutto l'elenco sulla descrizione sia qua della live che domani quando pubblico il video metto in descrizione tutto quello che abbiamo visto. Adesso vediamo quanti posti facciamo vedere stasera. Giriamo, mentre giriamo, camminiamo. Vi parlo anche di quello che ho visto in questi giorni, ho visto un po' qualche serie TV e qualche film ho visto. Vediamo cosa. Sto leggendo anche dei libri, sto leggendo anche dei libri che, oltre ai manga, anche i libri. Non so se ve l'ho detto, sto leggendo Sherlock Holmes, non l'ho mai detto. E ho letto i romanzi, quattro romanzi, e adesso sto leggendo i, a tempo perso, sono contato l'occhio, leggo uno, i racconti, tutti i racconti Sherlock Holmes. I romanzi, beh, mi piacciono abbastanza, i quattro romanzi, uno diverso dall'altro, i quattro principali romanzi mi piacciono abbastanza. I racconti un po' semplici, un po' veloci, sono anche racconti brevi. Come tante volte a me non è che mi piacciono molto i racconti brevi. Preferisco romanzi lunghi, anche e soprattutto le serie romanzi, sono abituato con fantasy, mi piace le saghe lunghe, quindi cioè, affezione ai personaggi, quindi insomma, mi piace vedere anche lo sviluppo del personaggio, quello che fa il personaggio, quindi la cosa di me non mi sono mai piaciuta, in quel tempo a relazionarsi con il personaggio che la storia finisce, anche lo sviluppo del personaggio stesso non è molto alto, preferisco i romanzi e soprattutto le serie romanzi. Esatto. Allora, questa è Kamakura, l'altra volta, è una città abbastanza grande. E
grande a livello di territorio e quindi con vari borghi, vari fazioni, no? I comuni. Quindi il comune è grande, ma sono varie zone che fa sempre parte del comune di Camacuore, però sono altre cittadine, altri nuclei di urbani. Allora, quindi vediamo come possiamo iniziare. Chita Camacuore si fa parte nord. Centro, dove questo va a Camacuore? Comincia la spiaggia. Andiamo a vedere anche la zona del mare. Vediamo un po' com'è. Allora, vediamo un po' cosa possiamo dire oggi. Allora, vediamo l'elenco. Un attimo, seguiamo. Allora, vediamo. Cosa possiamo dire? In realtà sono quasi tutti i tempi, l'altro detto. Sono rimasti solo molti tempi, sono vedenti. Vediamo cosa qua. Questo cos'è? Aspetta, non mi ricordo cos'era, c'è qualcuno scheda. Ho fatto vedere cosa fa, un po' di cose qui. Vediamo un po'. Che si apre, vedete un po', qui sì. Io qua uso questo computer perché qua c'è Windows 10, adesso quando fa un annetto non ci sarà più aggiornamento Windows 10, adesso questo computer so che via va, dovevo metterci un altro sistema operativo perché ho Linux, come ho usato, a me Linux sembra che mi piace tanto, c'ho sul computer vecchio che non so quanto mi piace, però questo Windows 11 non ce l'ha quindi. Questo c'è il sistema operativo di Google, se faccio vedo quello, Google OS, se faccio vedo quello di Chrome. Allora, Camacuore fu un santuario shintoista, situato dove fu imprigionato il principe Morinaga, vissuto nel XIV secolo, il luogo storico anche, il suo luogo religioso, ma anche luogo storico. No, adesso qui. Andiamo a vedere qua, insomma. Allora, come zona siamo? Dove siamo? Allora, siamo a posto di quella dove? Aspetta. Semplicisco, così vediamo che zona siamo. Qua proprio qua c'è la stazione, si cosa dice, siamo proprio. Qua ci siamo. Camacuore, ok. Camacuore Gu, chiamato. Quindi è un santuario shintoista. È un po' la strada, c'è. Non è fino a questo, però sono un po' questa linea. Partiamo da partire. Vamo sta strada qua, facciamo qua e andiamo su. Diciamo male l'autobus. Vamo sta strada e andiamo su. Allora. Ripartiamo da qua. Algoritmo qua. Andiamo su. La strada è dritta qui. Ah, altro mi giriamo qua se non sbaglio. Andiamo a girarci. Qua. La strada è questa qua. Qua. La strada qua. La strada qua. Andiamo qua. Abbiamo già fatto questa strada. Pensavo che abbiamo fatto tanto per andare. Mi sono sbagliato, sì. La giriamo qua. Adesso andiamo su. Andiamo su, andiamo giù in fondo, andiamo lì, sul tempio. Vediamo un po' come sono le casette, le case, insomma, i quartieri essenziali. Camacuore c'è questa cosa appunto che sono i quartieri essenziali, ma anche altre città c'è poi così. E poi in mezzo ci sono questi templi, poi all'improvviso trovi questi templi anche storici, antichi, e in mezzo alle case. Un po' come da noi, insomma, sono le chiese, no? I quartieri sono le chiese, no? Le storiche, antiche. Allora, intanto vi parlo un po' di cose, adesso andiamo su. Serie TV. Allora, ho finito a vedere la serie di ieri, c'è l'ultima puntata di Star Trek poi, Discovery, Star Trek Discovery, che è l'ultima puntata proprio, proprio finita proprio, l'ultima puntata della quinta stagione che proprio termina la serie. E, quinta stagione, boh, normale, un po' così insomma. I cattivi erano cattivi, ma vedi, insomma, perché c'era un paio di due persone che dopo la fine massima, insomma, e che però, insomma, erano cattivi, insomma, alla fine, è stato un po' così, insomma.
Questa serie ho trovato un po' soprattutto le ultime due stagioni, forse l'ultima proprio, non so, boh, non trovo più, mi è piaciuta che sta a però non so, sarà sta cosa che c'è adesso, su stile di cose, ma che c'hai paura di fare delle robe, di metterci un po' di combattimenti, ricordati i cattivi, i villain sono un po' fatti così, insomma ti fanno un po' rimpiangere i cattivi della volta, cioè il grande cane, così. Se avete visto il film di Khan, quello si chiama cattivo, su Star Trek. Però boh, avevo personaggi un po' così, insomma, c'era questa lì tra Michael Burnham, capitano della squadra dell'astronave. E finale un po' così, un po' corale, insomma, finale. Ho visto anche in altri film, questo finale un po' così, tutto il cast che si dice, che insomma, le stesse cose si fa dopo, no? Si fa tipo in un filmato, cioè un backstage, dopo fuori dalle cose, dalla scena che gli attori si incontrano. Invece in questo caso l'ha fatto proprio dentro, vedete questa cosa, cioè c'era questo coso di sentore, di finale, stagione finale della serie, che si incontra tutti, si abbracciano, i pianti, cose. Con i personaggi, ma non solo i personaggi, ma anche gli attori stessi, ma sembra quasi. L'ho visto anche in qualche altra serie questa cosa. L'ultimo episodio fa tutta la riunione di tutti i personaggi che si incontrano e si salutano, insomma, questa cosa un po' grigia. Po'. E, comunque, vedo, se non male, anche su questa stagione mi piaceva tanto. L'ho trovata un po' così in questa stagione. Comunque, vediamo un po'. E, comunque, ribadisco che mi piace più Picard, la serie Picard, cioè io, e soprattutto quella con il capitano. Cantavo Pike, adesso dovrebbe esserci il seguito. Ha fatto due stagioni, ma c'è anche il terzo. E quello qua mi piace più la serie. E vediamo quando uscirà, quando ci sarà il seguito. E poi ho visto. Ah, sto vedendo adesso un po'. Ho ripreso il tempo di vederlo. The Office, quella serie americana. O quella in inglese non la trovo, quella uscita in inglese non la trovo. La prima stagione ho detto sono 6 episodi. Adesso Canale ha fatto un po' speciale, Canale ha fatto uno speciale che spiega un po' gli episodi più belli, gli episodi più brutti della stagione. Adesso ho visto un po' l'inizio perché non vorrei spoilerare, perché non l'ho visto mai. Io spiegavo appunto che la prima stagione è un po' così, ma molto grigia, e la seconda un po' meglio, perché i personaggi cambiano, insomma, mutano, cioè i personaggi, gli attori sono proprio i propri personaggi, si evolvono, quindi migliorano. E cioè, la prima stagione sembra quasi una scoperta della serie in inglese, invece dalla seconda in poi è più autonomo in realtà. E infatti ho visto la prima stagione, 6 episodi, adesso ho visto i primi episodi della seconda, già si vede proprio la differenza, che recita in un modo diverso. Infatti mi piace in tanti modi più. Vediamo un po', vedo, vedevo, perché la prima stagione ho fatto fatica a vederla. Proprio sto cringe proprio che c'era, a vederla proprio mi dava fastidio proprio. Anche perché proprio, cioè, mi viene in mente se fosse una cosa vera, avere un capo ufficio così, avere un ambiente lavorativo del genere, sembra proprio stressante. Proprio. Comunque, voglio vedere proprio, andare avanti solo per la storia d'amore, tra virgolette, storia d'amore, insomma, che adesso non so come evolverà, tra la Palma e la cosa, la segretaria e quell'altro, solo per quello, perché per adesso i personaggi sono un po' così. E, vabbè, Steve Carell, fa ridere. E vediamo un po' come sta sei. Io non l'ho mai vista. Continuo a preferire Friends. E su Friends a quello fino a vedere. Sono arrivata a quinta stagione, mi capiamo io. Mi piace più Friends. Allora, vediamo un po' sul tempo qua. Questa è entrata. Abbiamo avanti così si può andare. Vediamo le tante foto. Vediamo un po' le foto. Si chiude qua. E qua. Mi chiamo qua. Vediamo un po' se c'è qualche altro. Vedete le foto. Qualche altra recensione, qualcuno che l'ha visto, so che è stato lì. Qualche guida che spiega cos'è. Non c'è niente. Ecco giù. Vediamo un po'. Qui c'è il santuario, si guarda a est del santuario. Sulla roca a Cimago, l'abbiamo visto. Il giorno in cui sono andato al centro della cultura mi sono fermato per te fino a casa. Qui c'è parecchia gente e recinto di 10 anni di fioritura, quindi periodo bacio.
La strategia del demone ha Chozuya e la prima persuata. Ha provato a entrare nella prigione del principe Moriyoshi, ma immagino di non potercela fare perché era poco prima delle varie di chiusura. Ma il gentile fanciullo del santuario della recensione mi ha aiutato e ho potuto entrare a visitare il santuario. Inoltre il libretto distribuito conteneva un manga che sembrava un doujinshi. Doujinshi appunto sono i manga quelli amatoriali. Dice anche manga. Allora, si tratta di un corpo essere sceso e inutile affermare questo per tutti. E come si dice? Allora, si trova dopo essere scesi all'ultima fermata dell'autobus diretto a Daitonomiya, quindi la fermata è qua, dovrebbe essere questa fermata, insomma, poi Daitonomiya qua, fermata dell'autobus. Dalla stazione di Kamakura, si trova esattamente a metà strada tra Zusenji e Kakuji, cioè altri due tempi. Puoi anche visitare Egara Tenji, scendendo a Tenji Mai, nello stesso autobus, il suo autobus che ha fatto tesoro nei vari tempi. La divinità consacrata è il principe imperiale Moriyoshi Morinaga, figlio dell'imperatore Go-Daigo, che svolse un ruolo attivo nella creazione del nuovo governo, ma fu imprigionato qui a causa di un complotto di Takauji Ashikaga e poi assassinato. Quello di Takauji Ashikaga è quello che viene raccontato sul manga, quello di Eruzi Samurai. Di proprio lui, il punto di Kamakura, quando Kamakura c'era Shogunato, c'è stata questa rivolta, l'ha fatto poi Yojo, per cui comandare prima, e ha preso potere di Ashikaga, 1335, 34-35. Quando oltrepassi il primo cancello Torii e ti dirigi vicino al secondo cancello Torii, Torii secondo me è Torii, no? Quello che ho visto varie volte, i cancelli, appunto, di entrata dei templi, Shinto-Buddhisti, santuari Shinto-Buddhisti. Vedrai il luogo della coronazione alla sua destra, alla tua destra, e il Toshibashi alla tua sinistra. Dopo esserti lavato le mani, come hai visto, forse da Bruzzone, no? Sono quasi sempre. Dici diverso l'edificio del santuario. Non è possibile entrare nell'edificio del santuario, ma se si fa una visita a 500 yen nel luogo della coronazione, la coronazione non sa che c'è una traduzione un po' così, è possibile vedere la sala del tesoro e la prigione, dove fu imprigionato il principe imperiale e il capo del principe, dopo essere stato ucciso. Può vedere l'Okai Bio, che si dice sia stato abbandonato, poi vicino al santuario interiore del retro del santuario, puoi anche visitare il santuario Satsucha Minamikata. Campioni francobolli Goshuin sono disponibili presso l'ufficio di coordinazione. Sopra adesso mi sa che la traduzione è un po' così, qui che sbagliavo, qui che spiegazione qua. Mi sa che è un'altra cosa che la traduzione è un po' male. Poi anche riceve un opuscolo con la spiegazione di Goshuin insieme a Franco Bono Goshuin. E quando riceve il tuo libro Goshuin, poi eseguì un rituale di purificazione, rendendo un santuario molto utile da visitare. Ok, qui vediamo delle foto. Quindi un luogo, sì, appunto, religioso, qui alla storia, perché c'è appunto, c'è l'imprigionato questo famoso personaggio storico, questo principe. Vediamo le foto. Quindi un luogo storico. E qua, vedete? Questo è Torii, quello dell'entrata. Vediamo un po' le foto. Il luogo bello, appunto, sempre Valenza, appunto, religiosa, il tempio, più anche storico. Passato. Qualche cosa di posto, il tempio. Santuario, semplice santuario. Tempi super buddhisti, santuari super cinturisti. Santa Tartaruga, Tartaruga. La roccia forma Tartaruga. Questi posti vengono trattati molto verde, quindi i parchi, i tempi sono sempre immersi nei parchi. Ecco, i due tori. Questo è il primo entrato, quello
in fondo. Bello, dai, bel posto. Bello. Ok. Allora, che altro ci vediamo un po'? No, naturalmente vediamo tutto, mio, tutti i posti che abbiamo visto, li scrivo sulla descrizione del video. Allora, che altro ci vediamo un po'? Allora, qua c'è altro tempo. Poi ci sono una spizza di tempi, li vediamo tutti. Poi c'è anche qualche altro posto, che luogo turistico, luogo interesse paesaggistico, insomma, interessante da vedere. Allora, vediamo un po' questo qua. Allora, e la Tenchi Shrine, cioè tempio, santuario shintoista. Santuario shintoista del XII secolo, dedicato al dio dell'apprendimento, con una porta imponente e fioriture di dio dell'apprendimento. E qua stiamo con zona. Siamo vicini, qua c'è il tempio, guardate questo, ma siamo qua vicini. E poco più giù. C'è la strada, no, qua la strada, non c'è mai la strada. Allora, dove passiamo? Vieni, vediamo questo, vediamo subito dopo, vediamo un'altra parte. Allora, vediamo un po' cosa dice qua, dove vai? C'è qualche guida che spiega. Santuario di Egala Tenjin. Data della visita, 17 marzo 2024, quindi accennavo pochi mesi fa. È uno dei tre santuari Tenjin in Giappone, insieme al santuario Tenmangu Dazai a Fukuoka, e al santuario Tenmangu Kitano a Kyoto. Quindi ho pensato che fosse un santuario Tenji, ma trasferisco le trascrivo i tre pannelli con informativi e del tempio, alcune parti del pannello informativo del monumento Haiku Ozaki Kyoto erano i decimi. Ho scritto, ma l'ho scritto. Aspetta, vediamo. Un po' leggero, quindi diciamo tutto. Allora, vediamo. Santuario di Egala Tenjin, divinità consacrata Ichizane Sugawara, fondata nel primo anno di Choji, 1104. Nei tempi antichi era anche chiamato Santuario di Egala Yama Tenmaku ed era considerato uno dei tre santuari Tenjin in Giappone, insieme al santuario di Dazaifu Tenmaku a Fukuoka e al santuario Kitano Tenmaku di Kyoto. Si dice che sia iniziato a metà del periodo Heian, quando gli abitanti del villaggio costruirono un santuario per adorare il santo di Tenjin. Tenjin sarebbe il dio dell'apprendimento, caduta durante un temporale. Quando Miyamoto no Yoritomo fondò lo shogunato a Okura, vicino all'attuale Yoshida Sanchome, questo era venerato come un santuario per proteggere la porta dei deboli. I recinti sono designati come sito storico nazionale e la sala principale è designata come proprietà culturale di importanza nazionale. Fuori già il ginkgo nel terreno tempio, con la tonnara e l'albero di ginkgo nel parco. Il tempio conosciuto come santuario. Ripeto qua. Le informazioni sulla preghiera, pannello motivo, adesso scuro lungo, dopo se mai voi vi fermate, mettete fermo immagine, porta con sé una grande compassione, una grande tristezza, Ozaki, Medo, Medici, Shogun. Ah, quindi non è come stata la città, non è una poesia. Vabbè. Quindi insomma, questo è un posto, un tempio molto storico. Vediamo un po'.
Vediamo le foto sul tempio. Allora. Questo Skype, cioè, passa con Skype, uno che mi ha fa fare Skype, poi mi dice dove si può. Perché i tempi, cioè, sono fatti su colline, su luoghi elevati. Questo, gli alberi sacri, cioè, le corde, le cose. Turista. Vai tu lì. Scagliate così. Che c'è la pandemia? Queste cose, Doraemon, poi c'è Astro Boy e così via, un capo adattore, ci sono disegni, e metti in macchina per la strada, una cosa, insomma, questi pannelli disegnati, beh, questi api intrecciati, cresciuti così. Oh, bello, ok. Aiuto qualcun altro. E mi fa piacere. È bello, si sentono bene. Allora. Andiamo a un altro posto. Allora, vediamo un po'. Qua c'è la scuola elementare. Abbiamo un altro coso, andiamo cambiando un po'. Vediamo, questo l'ho visto, questo l'ho visto. Ho tanto tempo. Il cancio G, vediamo un po' questo, il cancio G dov'è? Che zona, questo è più un dista, ha scritto G, sempre questo qua è il cancio, e punto di tempo è più un dista. Qui siamo in un'altra zona, un'altra zona, che zona siamo qua rispetto a là? Riesco a fare molto. Ok, io qui andiamo qua. Andiamo qua, qua, e qua. Siamo già messi giù, mi ha dato un tag. Non mi ha dato un tag. A qua c'è dentro il no, a ci va. E poi su, sai, qua. Allora, vediamo un po'. Vediamo. La strada. Adesso c'è anche museo Modern Art Kamakura Annexes, andiamo a questo qua, attendere, quindi vediamo questo qui, ok, cancio G, poi scendiamo giù la strada, andiamo lì. Museo, a te piace il tempio buddista. Vediamo se c'è qualche centro storico. Ah, è qui. A 20 minuti a piedi la stazione Geyasa, Geyasa, Jabaraway, quindi linee giapponesi, ferrovie giapponesi, di Kita Kamakura, sorge questo complesso di tempi dove il tempo sembra rallentare fino a fermarsi definitivamente, raggiunto il giardino Zen in Cina al complesso, non per niente il primo della sua categoria in Giappone, è vero fiore all'occhiello del sito, il primo giardino Zen che stava fatto in Giappone, stava fatto. Nel tragitto della stazione,
La stazione si possono ammirare altri tempi, tra cui Engakuji, questo unito alla Sidera e al Kotokuin sono tappi imperativi per si decide di visitare Kamakura. Poco istante la si trovate una camminata al sentiero del Taibutsu, attraverso un percorso immerso nel verde, permette di raggiungere la zona di Asedera, passando per siti di sicuro facile, il santuario Zenyarai, Benten e il Sasuke Yaishai, senza passare dal centro di città. Qui c'è proprio un cambiamento, un cammino su passare. Mezzanotte e visiti vari tempi. Visto il tempio, anzi, è un bellissimo complesso di templi e giardini. Per arrivare fino in cima si suda un po', sono molto scarichi, ma ne vale la pena. E c'è una vista panoramica fantastica in cui, se sei fortunati, si può vedere anche i Monti Fuji. Allora, vai qui, aspetta, non so se si vedeva. Venga qui, da qua, no? Questo è un quartiere moderno dove come fate le strade. Questo è un quartiere esistenziale moderno. Vediamo un po' di foto del Kenchoji. Oh, bello. Le pagode con i tetti, il legno e le strutture. Un doppio tetto. Questo è per il quadro, il coso centrale. Piazza, la piazza, insomma, la cosa della spianata centrale, un po' intorno ci sono vari edifici. Ho questo interno, adesso, interno dentro, di legno. Si vede che è abbastanza vicino, proprio legni vecchi, quasi, antichi. E già di inizio. Ah, qui, proprio questo è il legno. Sono di alberi di sicurare che si abbiano ci gira di anni. Quindi si mette la scatola si mette il vaso. Oh, si guarda. Tu scegli tu ci riesci. Andiamo così. E io ho avuto vari edifici, questo è il più principale, questi sono vari edifici laterali, varie strutture. Bello questo tempio, questo è molto bello. Allora, quindi andiamo giù, andiamo verso qua, verso il... museo. Qua si gira, qua no, c'è la salita, di qua su, di andare su, quindi in salita. Ok, allora intanto parliamo un po' di cose, e diciamo,
ho visto, sono continuato a vedere Dark Matter, materia oscura, di questi mondi paralleli, è bello, bello. Ho visto tutto il sogno, sta piacendo, bello. Questo scienziato che ha creato questa scatola, questa laboratorio di gatto di Schrödinger, no? Dentro la scatola che non si sa se è vivo o morto, dice tutte le cose della fisica quantistica, quindi la teoria fisica quantistica, e quindi questa cosa dei mondi paralleli, questo scienziato che esaltava da una cosa all'altra, l'aria tra l'altro, comunque bella, si sta vicendo molto. Andate a vedere, guardate che bella. Adesso non so quanti episodi sono, comunque ne ha fatti 5 di adesso. Una settimana c'è un pezzo del bocchetto della galleria, il corridoio infinito, queste porte, insomma, bello, piacendo molto. Esce al mercoledì, va, ogni episodio mercoledì, mercoledì, mia. Ok. Andava. E poi tornando anche ho visto un po' di film, ho visto un film bello, bello, che è un film italo-inglese, italo-inglese, quasi, regista in italiano, nel 2013, a metà d'Inghilterra, a Londra. E con Eddie Marsan, che è un attore che mi piace molto, e chiamato Still Life, racconta la storia di questo funzionario del comune che lui va a trovare, insomma, quando c'è una persona che muore, che non ha parente, ma niente, lui aveva molto si interessa, cioè, a questo ufficio del comune, che si interessava per scoprire chi era. Sono dei parenti, sono per organizzare funerale, anche magari se non sta a casa in affitto, per trovare le robe, cioè quando muore, e da solo, insomma, l'ho finito, non c'è parenti, c'è niente, e io scoprì appunto trovare queste cose, e cercavo di accompagnare questa persona, che magari muore a casa da sola, e ha tutto un viaggio, insomma, quindi organizzare funerale, cose così, e bello, bello. Il film toccato, c'è un finale, guarda, un finale tristissimo, finale che c'è ancora quella scena che, insomma, lui a un certo punto, lui è una persona sola, anche lui solo, che non ha ascoltato niente, però a un certo punto poteva succedere una cosa bella, insomma, la sua vita può succedere, insomma, non vorrei spoiler perché, oh, bello, bello, cioè c'è un finale proprio che mi ha fatto piangere, perché, non pensavo che finisse così, pensavo che finisse un po' meglio, invece finito in quel modo, triste. E poi molto bello, molto bello, il giro molto c'è, cioè, se si sta a fare, per trovare appunto anche i parenti, magari, dopo c'è un caso particolare di una persona che è morta, lui cerca, scopre chi è, quello che ha fatto, la vita precedente, va, il giro, ha ritroso nel tempo, va, cioè ritroso nel tempo, ritroso, e la vita di questa persona è morta, quindi va nei posti dove ha vissuto per trovare anche, per cercare magari parenti, amici, per dirgli anche questi, che questo, guarda, questo è morto, quindi se vuole partecipare a funerale. E bello, bello, insomma, un film bellissimo. Dura un'ora e mezzo, nel 2013, è passato un po' solo di questo film, non so se è usato, cioè, non mi ricordo, c'è di mezzo la produzione della Rai Cinema, quindi è un film italo-inglese, e ha tutto in inglese, però è regista italiano, e ha scritto il regista sceneggiatore. E comunque mi piaceva molto questo film, lo consiglio, recuperatelo, è molto bello. Poi c'è stato un gruppo di Eddie Marsan, che mi piace, è quello bravo. Ha fatto, non so se l'hai visto, Ray Donovan, la serie TV, era il fratello, quello che era la cugina, no? Quello, c'era Ray Donovan, c'era l'attore Liv Schreiber, e poi c'era quella dei tre fratelli, no? E lui, l'attore, quello che faceva, il fratello più anziano, che c'era il Parkinson, che appunto era un ex cugino, quindi, era malato di Parkinson. Comunque è un attore bravo, ho visto anche un'altra parte, altri film, molto bravo,
Lui in inglese fa il sentito grande se fa il suo amico. Allora, si passa. Quindi ingrandisco. Allora, qui cavacura, buca, cane, così, ma ne ha questo. Ne ha questo. Vediamo ci vedete. Ah, questo è l'altro, usiamo dopo. Dai, topici. Ah, questo qua. Museo of Modern Art, Kamakura Annex. Questo qua, come scheda non ci ho messo questo. Prometto. Sono di Betty. Allora, salvo un attimo perché questo non ce l'avevo visto. Allora, un attimo, lo metto in elenco così lo domani lo ritrovo, lo metto. E elenco quello che abbiamo visto. Allora, ho visto questo. Questo, qua. Andiamo qua. Vediamo cosa dice. Qualche cenno. Qualche guida. Vediamo qua. 1994, progettato da Masato Ohtaka. 1903-2010. A circa 15 minuti a piedi dalla stazione di Kamakura. Il santuario su Kamakura Chimaku è un edificio moderno con design che si fonde con l'area residenziale incastonata nella montagna. Il museo è aperto in ottobre del 2019 dopo essere stato chiuso circa 2 anni dopo essere stato aperto ai primi 30 anni. Le pareti della sala espositiva sono state completamente rinnovate e sulla terrazza affacciata sul giardino delle sculture è stato aggiunto uno spazio bar. Io ho il museo a tempo dietro, un sacco di museo ci saranno molte mostre temporali, è un po' difficile, moderno, un po' lo stile che si è avuto e si ambienta, si esce bene l'ambiente giusto. Questa è la scultura moderna. A me la tua non mi piace proprio, particolarmente. A te cosa sì, ma preferisco la classica. L'arte antica, insomma. L'arte moderna. Sono cose astratte, non mi piace. Queste cose mi vedano. Questa è la mostra. Come dicevo, spesso dalle mostre temporanee. Questo tempo. Anche l'edificio è più bello, tra molto chiedere. Allora, e qua c'è la
Ah, sì, no, piace, ma questo non abbiamo. È una cosa che abbiamo già visto. Infatti c'è un'area qui, abbiamo visto. Su Gauca ci vanno. Antonio centuristo fondato nel 1600 e costruito nel 1228 nel tradizionale stile architettonico Edo, è stato rifatto. Vediamo un po' che c'è in alto. Santuario è bellissimo e imponente, si trova alla fine dei via principale. È davvero carino, pieno di negozi, è disegnato locale. Si trova leggermente fuori Tokyo, ma è comodo perché si trova sempre a Kamakura, stessa linea di Ebisu e il santuario della Kano. Alcune delle loro caratteristiche ci sono molte cose, però tutti i punti sono negozi niente male, consigliatissimo, negozio secondario, secondo me, è lì che porta il tempio, ottimi prezzi per i capi di metodo, andarci, dice niente. E qua, spiego. Grande complesso di tempi molto bello, ben conservato, molto gestito, anche il viale del mio vicinato, bellissimo, illuminato, fa sembrare in pietra. Quasi sera, quindi la luce artificiale. Sul viale, qual è sul viale? Ma è il viale questo qua. Già è un tubo. Su qua, che ci vuole qua. Via. Abbiamo il foto. Abbiamo il foto. Qua. Sono costi e osso. Quello è osso. I tempi sono certi osi, certi neri, dipende. La costiera. Oh, questo è molto bello. Qua c'è il Torino, entrata. Porta di ferro, i loti. Sempre con lo spiazzo, cioè, i vari tempi, i vari castigiani. Scagliate queste manca mai. Si può sempre andare verso l'altro, verso la divinità. Maggior parte dei tempi fare costruiti in salita. Oh, guarda che foto bella, questa è una bellissima sta foto. Ah, sì. Davide tradizionale. L'ombre, tutta la pioggia. La foto molto bella. La metà come sfondo del computer. Bello, questo è un altro tempio molto bello. Tempio molto bello. Qua di notte, bello. Bello, anche questo è molto bello. Aspetta, togli un attimo. Qua, vediamo un attimo. Illuminazione.
lago, capito? Bello, bello. Molto bello. Allora. Qua c'è un altro museo, amici. È un vostro museo. La cura a Bucagana, su Bucauda, museo. Questo va in un cielo, questo è un po'. C'è un elenco, ah sì, c'è anche questo. Infatti si sì, chiama questo. Cosa di questo? Vediamo. Vediamo un po'. Un capolavoro, un città, dov'è? L'architetto Giunzio Sakakura, non so un altro nome, questo. La proprietà di Kamakura, di Kanagawa, vecchio edificio di Kamakura. Attualmente viene eliminato con cura e diviene è aperto come museo che Kamakura Bukagane su Doka, una struttura di scambio culturale che introduce nella storia della cultura di Kamakura. Era un posto di quanti mesi e lo principale del museo di soffitto di sponge verso un lato e lo stagno riflette le fluttuazioni della superficie dell'acqua, conferendo una testa molto suggestiva. Questa volta in Giappone si vede l'edificio ancora più bello. Va sul lago, gli specchi sul lago. Vicino a te, quindi, fianco a te. E queste cose già cominciano a costare tra strutture moderne, tempi e vicino ai tempi, no? Quindi antichi. Strutture antiche sono più moderne vicino. E a Giappone fanno queste cose, vicino a loro c'è sempre il problema che una volta vuoi fare qualcosa, qualche edificio un po' moderno. Vicino alla struttura antica è sempre pure lì, dice se deve fare, deve fare ambiente, tu qualcosa, di quando qualche struttura moderna di fianco a una chiesa storica o a un castello, serve qualche pure. Vai festival, mostri nel fatto. Qui questo museo fa che mostri con mio padre. E in altri modelli però anche magari cosa è tutto il bello anche questo. Ah, io sono, continuiamo questo. Allora, noi siamo qua. Cambiamo un po'. Un po' sognare come mi lasciate lì questo con gli animi faccio ah guarda che cosa stai scrisci per proprio in tutte le maniere guarda
Faccio inviare, voglio salare in mezzo ai privati. Andiamo giù a fare un posto piano. Lì si va, gli altri ci sono vari edifici. Questa cosa per noi, poco c'è ancora, c'è via la vittoria ancora, no? Che porta a passo tutto, c'è la strada, in mezzo c'è la cosa per noi. Camminare. Via alberata. Allora, ho visto un altro film, ho visto ieri, ho visto un film fantascienza del parte del 2021 di Grecia, recente, europeo, un film europeo dell'est Europa, parli polacco, Repubblica Ceca, sono così, 2041 Restore Point, cioè punto di vista, e fa vedere appunto in futuro che c'è questa cosa, ha inventato un modo di ripristinare le persone, cioè la gente fa backup veramente. In casi di, per legge, c'è la cosa possibilità, ho scritto la Costituzione, che se uno viene ucciso o c'è un incidente, qualcosa, un omicidio, qualcosa, un incidente, può essere ucciso, quindi ritorno in vita. Questa vita, questa cosa che è pubblica, però, cioè, a un certo punto è privatizzata, ha creato questa cosa, sta sotto questo posto di backup, della mente, più anche del corpus. Il corpus si può però. Dopo alla fine si capisce che appunto se c'è un incidente o qualcosa lo prendi il corpo, entro 40 tu fa sempre il backup di continuo e te rilasci, insomma, te metti a posto il corpo e la metti in due rilasci. E succede varie cose, insomma, c'è chi non vuole, insomma, c'è un gruppo che non vuole, forse ho preso il giro d'affari, cose losche, c'è una poliziotta che indaga, insomma, non è mai un film abbastanza bello, è un po' ingabugliato un po'. Secondo me non ho scritto tanto bene come c'è già dove, però non è male quel film, non è male, un film fantascienza europeo, insomma, se si chiama americano è qualcosa di più europeo, tra l'altro per i film russi qui invece c'è molto, l'invasione degli alieni era su Amazon, e poi bene, neanche i europei sono capaci di fare i film fantascienza fatti bene. Sempre sulla mia vita e comunque non mai ma come l'ho visto insomma con su che piattaforma ho visto che le piattaforme sono un casino queste piattaforme e comunque non mai poi come tu sei in TV, sto andando avanti, quindi studiamo un po' che altro c'è, qualcosa di nuovo. Ho visto tanta quella serie coreana molto bella che è Echi Show, 8 episodi, bella che insomma, secondo me, meglio anche di Squid Game. Adesso Squid Game c'è la seconda stagione, non so quando esce per proprio questa. Adesso esce, questo mese esce su Amazon Prime la quinta stagione di The Boys. È un po', non so se è l'ultima, comunque una nuova, non so se è l'ultima, oh, The Boys, so, è bello, sai, questa serie appunto che hai preso, cioè il film di supereroi in chiave molto più tosta, più dura, più, anche più controversa, insomma, e descritto come supereroi, non so, tanto sono super, ma non tanto eroi. L'altro scuro supereroe, qua la Watchmen, anzi, all'inizio della potenza. E bello, mi piace molto, è un bello che esca la stagione. E quei pazienti mi piacciono molto. Vediamo un po' cosa fa il padrone e il soldatino, provare il soldatino e poi la banda dei Boris, quelli che combattono tutti i supereroi che fanno casino. E la volta è tutto il gruppo che ha creato questi scopi, questi supereroi che sono stati creati con questa sostanza che iniettano i bambini da piccoli.
e vanno direttamente su quello. E forse stesso coso, lato commerciale, lato che fanno tipo classifica, tipo cose che da una parte fai il supereroe che tu possa fare, cioè, insomma, dall'altra parte fanno anche la cosa di film, di cose, insomma, lavoro nel show business, questa cosa è la doppia, la vita del supereroe. Cioè, già quando film, quel film spin-off dell'Accademia del Supereroe, ancora bello, diciamo. Ci sarà sicuramente la seconda stagione perché ha avuto abbastanza successo. L'Accademia a volte ha avuto questi supereroi giovani che crescono dietro a questa scuola per diventare supereroi. E prima non mi sa come piace. E qualche altro esce, esce anche. No, quello non è giugno, più là. Poi giugno, quando è che? No, più là. E la nuova stagione di... no, non è giugno, più là. Di cosa? Di... sì, Anelli del Potere. Anelli del Potere, quelli di... Signore degli Anelli, no? Quella serie Requiem, che parla appunto di... tratta da Silmarillion. Quindi con Galadriel quando era giovane, quindi... e quindi un sacco di viaggi arriva e la seconda stagione ancora su Amazon Prime e poi non so quando uscirà, quello non si sa, però ci sarà anche il prequel del prequel, cioè la seconda stagione di House of Dragon, quello tratto da, sempre dalla storia di del Trono di Spade, no? L'antefatto il prequel del Trono di Spade, il Game of Thrones. Dico, incentrato sulla famiglia Targaryen, quindi. E in questo caso sarà quello del prequel, infatti io quando è uscita House of Dragon ho detto perché l'hanno fatto uscire a quel punto lì, cioè raccontava la storia a quel punto lì quando il libro di Martin raccontava molto prima, no? Quando c'è stato il primo Aemon Targaryen, quello il primo imperatore che ha fatto questo potere, che invece aveva deciso di far partire la storia più avanti. E adesso hanno deciso poi di fare il premio, quindi il premio del premio, e racconta proprio la storia da parte della prima operatore. Quindi avesse fatto direttamente, ha deciso di fare questa cosa apposta. Perché lì appunto racconta proprio tutta la storia della cronaca, appunto, di Dragaia, dal primo che ha preso il potere, fino a arrivare alla caduta, quando sono stati sconfitti. Ah, una c'è il Torino, il cattore è il Torino Thomas. Che cattone scemo che io non mi ha piaciuto, proprio lasciare il vivo. Comunque, insomma, adesso, poi sei famoso, possiamo tanto anche pescare, guardare, sei migliore, ma in merita di essere visto. Ho saputo che ha cancellato una serie con i Ghost Nation, avevo detto una serie di fantascienza che c'era l'attrice quella di Lumina Pace, quella di Svedese, no? L'attrice serie appunto Vita di Spesa, anche in questo corso di fantascienza che invece di mezzo realtà parallele, niente, l'ha ritrovata, ha fatto la prima stagione con l'ha cancellata, mi dispiace perché ne ha mai così, proprio è brutto quando succede queste cose, che magari uno vede la serie e gli piace, si interrompe e non saprei mai come finire, quindi non è bella questa cosa. Purtroppo, come dovrebbe essere avuto poco successo, ha deciso di chiudere. Però non è bella questa cosa. Mi ricordo ancora quando è successo, quando ha fatto anni fa con la Revolution, quella serie post-apocalittica, che c'era una mega che era caduto il regime, cioè è successo un caso che non c'era più elettricità. Non c'era più elettricità e il mondo si è trovato appunto senza elettricità e tornando indietro quasi all'età della pietra. Cioè, la pietra no, insomma, all'epoca pre-industriale. E era bella quella serie, non piaceva abbastanza, insomma. Diceva che l'America si era divisa, si era create delle repubbliche e purtroppo ho fatto solo due stagioni, dopo l'hanno terminato proprio con un fumetto.
perché ha il gran furore di famola sempre quando alla fine hai fatto un fumetto, secondo me italiano, cioè ci sono gli e hai fatto un fumetto che spiegava un po' come andava a finire la storia. Poi vabbè, non piaceva, come sei, vabbè. È brutto quando fanno queste cose, che sei in Italia, non si sa come finire, che poi insomma ha avuto un grandissimo successo, insomma c'era proprio il fandom, quel gruppo di persone che ha visto, insomma, che, non so, sai tanti, insomma, per chi l'ha visto, a vedere se interrompe così, se fa una cosa bella. E purtroppo, fanno queste scelte. Così non ci può stare. Che poi magari, cioè, se sei vanno avanti da tantissime stagioni, che poi ormai hanno stufato, cioè, soprattutto se sei poliziesco, cioè, se sei poliziesco, ripetitive, sempre quelle storie. E poi vai sempre avanti e continua magari 10-15 stagioni, oppure sei tipo Resale, non vai a stupare, è arrivata la 20ª stagione, proprio avanti, non ci sono quali motivi, avanti. A questo ufficio postale, ufficio postale di Kamakura, avete capito? Ma forse la vuoi, se te la vuoi, bisogna che lo dico sempre, lo faccio mai. Vi faccio vedere poi se cioè sei il capo che c'ho in Giappone. C'è abbastanza, niente roba di gran valore, insomma, molto abusato. Ci sono anche delle serie belle che hanno fatto su i manga, i foglietti belli che hanno fatto sui manga. JP, Japan Post. Qui ci può stare. Questa è la cavità seta, questo è il simbolo della posta. Aspetta, sì, mi sa si ritrova, faccio vedere qua. I foglietti giapponesi dedicati ai manga, mi sa si ritrova. Vediamo un po', qualche immagine. Foglietti, o... Stai. Foglietti, aspetta, ma si è fila 10, fila 10, fila 10, giapponese, manga, manga, vediamo un po', poi c'è qualche immagine, mi faccio vedere, immagini. Ah, questo non è giapponese, però ce l'ho io questo. Questo è americano, mi pare. Super Heroes. Sì, questa è la serie che ha fatto America, le poste americane. L'ha fatto sulla DC Comics e sulla la Marvel. Quindi sono due foglietti fanno dei personaggi famosi dei due casi di produzione. Ho qualche fumetto, qualche serie di favori un po' ispirati ai fumetti. Qualcosa anche in Italia, poi. E San Marino, poi. Qualcosa. Allora, serie. Questo qua. Questo. Ah, questo è Naruto, io ho fatto una serie su Naruto. Quando fa così che si rialza, non so. Ecco qua. Questa qua, questo è quello di Ocean. Ha fatto anche sui giganti, veramente. Ha fatto proprio sui giganti. Quello che c'è, cosa c'è, che c'è io. Niente, poche immagini. Sa che meglio stile, è un po' se trovo. In inglese. Allora, in inglese, andiamo un po'. Ah, niente. Sta manga. Ecco. Ma come già pure si manga. Questo sì, questo è un gioco. Però è la serie, c'è dei famosi. Cioè i manga più famosi, c'è la Mu, c'è
già che ho bisogno qua, c'è questo, hai quelle cose di la misura d'ACI, e tace questa, poi c'è cosa, c'è, poi c'è anche GTO, c'è Sasuke, Samurai, insomma c'è proprio quelli più storici. Vogliamo qua. E ti vati. Proprio, c'è, ha fatto proprio quelle cose, Conan, il tecnico Conan. Questo non ce l'ho. C'è un foglietto che dice Doraemon, il famoso Doraemon. Questa serie qua, quanto sono punto su. One Piece, cosa, queste cose, questo qua diciamo. Di Betarkens. Betarkens. La serie Betarkens. Comunque hai fatto anche Evangelion, quella qua ce l'ho. Io ve la faccio vedere, ho fatto quella qua. Voi. Cioè, forse i giapponesi hanno prodotto molti di vapore su vari sei. Da quei piantini a quei nudi. Ok. Chiudiamo. E cioè, chiudiamo la live. Chiudiamo la live. Allora, chiudiamo qua. Dopo domani metto il link, questo l'abbiamo visto. Un attimo, scusate, io qua perché lo scrivo, guarda, mi dimentico. Allora, abbiamo visto questo. Io qua vedo. Ok, andiamo. Oltre su Kamakura ci siamo ho il tempo perché è importante e ricca di storia di posti belli da vedere. Interessante vedere. Allora, siamo a Fina. Fina. Funziona qua. Guardate se funziona, ok. Allora, fine live. E allora noi ci vediamo sabato prossimo, questo è un momento, altri abbiamo sospeso, facciamo solo la prima volta al mese, ma poi rimanga. E poi vediamo qualcosa, magari se riesco a recuperare qualcos'altro interessante, vari rubriche di cinema, di arte, di letteratura, su, diciamo, accumulare magari un po', facciamo qualche film nuovo, qualcosa, facciamo vedere. E qui facciamo solo sabato, diciamo sabato prossimo, poi fa due martedì di là, dopo vi faccio vedere anche le uscite del mese scorso, cioè il mese di capito ieri, di maggio, vi faccio vedere le uscite manca, ci sono cose interessanti, sono un po' di novità, poi anche a giugno ho visto che esce un po' di cose nuove, insomma, comunque, non prendo tutto, perché insomma, non si capisce più. No, c'è qualcosa di interessante da prendere, qualcosa di quello di cose nuove. Magari anche sei brevi, sono cofanetti, farsi cofanetti. Dopo farsi cose di cofanetti, sono da aggregarci proprio, che fanno uscire, magari fanno uscire il manga, fanno uscire il primo, poi fanno uscire anche il cofanetto, stesso mese. Però in fumetteria magari trovo solo il cofanetto direttamente, che è il numero 1, non si vede, non si trova. E tocca capire direttamente cofanetto. E dopo cofanetto è chiuso, non posso qui, non posso vedere, tocca vedere dopo. E ovviamente mi sa che avete coperto, io ho ricomprato. Ma dopo magari il cofanetto non si trova, vuoto, quindi un'altra cosa, la Ikari, la 001 di Tsuru ha fatto dei cofanetti, delle varie serie brevi. Che ci dovrebbe essere il cofanetto vuoto, ancora non l'ho fatto, sono mesi che stanno a fare queste cose, dobbiamo riuscire, dobbiamo riuscire. Scusate, bisogna che bevo un goccio d'acqua, bisogna che bevo un goccio d'acqua, non riesco più.
fatto 669 e credo che sia appunto i cofanetti e ancora non è padre. Io ce l'ho, vedete i cofanetti, ancora non c'è. Non si trova, vedete stampato questa. La 0 solo posizione fa un po' di cose, intanto fa uscire un po' di robe però. È un po' come da Goenia, perché la Goenia è roba che non si sa che cavolo fa la cosa. Però insomma, vabbè. Allora, dicevo. Quindi ci vediamo stiamo di prossimo, continuiamo a vedere la Camacure. E poi fra Matrina, non posso vedere adesso, dopo Matrina, dopo sabato, vi faccio vedere i manga. Faccio vedere i manga, riuscite. Intanto faccio vedere un po' di manga quelli che ho io, mettere in libreria, quelli vecchi che ho io. E poi faccio vedere anche appunto i manga appunto fatti di, cioè di autori che magari hanno fatto un manga solo, non so, poco conosciuti. Faccio vedere qui e poi faccio vedere appunto le uscite messo scorso. Ricordate che se una cosa se si vota quindi dalla ruota c'è cioè l'Europa, quindi in certi posti sono anche le comunali, Piemonte c'è le comunali regionali, adesso vediamo le comunali, c'è solo l'Europa. Comunque la ruota che vi dico dove tutti, quindi adesso vi dico per chi votare, insomma, votate per chi vai, insomma, dateci, fate che sarà a casa. Perché è importante votare un dito dove e dopo ci si deve lamentare che c'è gente che si lamenta e la cosa non funziona, va votato, insomma serve votare, serve, quindi andate a votare. E quindi non si sente mai, ritorniamo, quindi un momento noi ci vediamo sabato prossimo. Allora intanto qua. Quindi se vi è piaciuto questa live, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, qua se niente, basta cliccare sulla campanella. Facciamo crescere il canale, più iscritti sono prima. E anche per l'algoritmo, quindi anche mettete i mi piace servono, i like. E quindi se volete sostenere il canale, potete iscrivetevi, oltre a questo potete anche fare una piccola donazione. Tramite stile, se proprio dopo, dovete avere un dato se appunto per fare donazioni. Da pochi spicci per sostenermi come faccio qui. E se volete acquistare l'ebook che trovate su Amazon a 5 euro e serve appunto per sostenermi. Oltre a questo, quindi, gli altri social, il suo canale YouTube dove trovate tutti i vari playlist, i vari video, i vari like che abbiamo fatto qui sul canale, quindi quando rimanga è tutto già questo, c'è già questo, faccio questo e altri già questi, ho detto qua su le varie playlist, oltre ai video appunto questi qua di sabato, quando escludiamo già con il mio Maps. E i video che ho fatto tutti i 5 minuti, ci cominciamo ancora. Adesso spero di fare qualcun altro, perché insomma adesso mi stagione bella, quindi. Anche quella che faccio troppo tanto. C'è qualche altro posto da vedere, visto che giro, almeno uno vuole fare un altro video, quest'estate, entro quest'estate, uno o due. E sempre di TI che così ci siamo già qua, magari sconfiniamo anche perché abbiamo un po' di cominciare a sbagliare qualche altro video facciamo e poi metto questo canale qui, poi c'è la pagina Facebook dove siamo gli avvisi del like come faccio, i link di quello che pubblico, che domani ho pubblicato il link quando pubblico il video nuovo, metto il link sulla pagina Facebook e poi c'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove trovate foto così di like, TikTok dove metto il video e vabbè aiuto a copiare che c'è il video. E se volete portare un dietro, potete usare tutti i vari post che mettete sui vari social, sotto i vari video, potete anche portare in modo diretto da mettere i suggerimenti, critiche costruttive, insomma, se volete chiedermi di parlare di qualcosa in particolare, anche qualche domanda, potete usare anche la. Quindi, ci vediamo un saluto, quindi un saluto a tutti e a dopo, guardate, alla prossima.